Ma il mio è un percorso veramente emotivo, direi così, nella consapevolezza che comunque anche le emozioni sono importanti e significativo condividere, perché dopo le documentatissime parole che abbiamo ascoltato per poco da aggiungere, tra l'altro c'è anche scusa del ritardo che mi ha impedito di ascoltare tutto l'intervento del signor Marco. Io devo dirvi che appunto sull'onda di questa emozione devo dirvi che molte di queste case, di questa zona, i monaci camaldolesi le misero all'Eco Canone nel Medioevo. Anzi, si può dire che l'Eco Canone nacque proprio in Piazza Tasso. Case date dai monaci a pochissimo prezzo perché fossero sottratte a speculazioni che già all'epoca trasformavano la nostra città, rendendola da un lato un campionario di grandi bellezze, ma nello stesso tempo anche la esposizione del popolo a sofferenze e penurie di ogni genere. Quindi c'è un precedente importante nella storia della nostra città, che è questa attenzione alla partecipazione, all'abitabilità diffusa, che nel DNA di una vigilanza e di una sollecitudine, di un'attenzione critica che è incarnata, direi, nella meritoria azione di Italia Nostra. E l'altra emozione che condivido con voi è la tristezza che mi ha fatto vedere, mi ha fatto provocare l'alterazione e il consumo di suolo di uno degli ultimi scampoli sostanzialmente intatti di campagna fiorentina pianeggiante, per fare spazio a quell'orrore che è Viola Parte. E come di fatto, per una serie di taciti e complici silenzi, sia mancata anche in questa circostanza una voce critica, un atteggiamento profetico, un'attenzione anche a, diciamo, devo dirlo, insomma, proteggere la nostra comunità cittadina da interventi che hanno, posso dirlo anche facendo riferimento a situazioni di vicinato al Viola Parte, metodi e modalità, non dirò di stampo mafioso, ma sicuramente non consoni a una, diciamo, cittadinanza democratica libera come dovrebbe avere la nostra città. Non ultimo il giornalista che fu cacciato in malo modo a uno degli eventi inaugurali di Vendolo. E la terza cosa, a tempo di averla dimenticata, perché non mi succede soprattutto a fine giornata, ma credo che fondamentalmente queste due cosette le volevo dire. Quindi poca cosa, come vedete, insomma, e se mi sono un po' stanca questa sono abituato. Grazie. Ecco, poi c'è un'altra cosa che condivido molto volentieri con la signora Natalia, non so se è ancora qui, perché insomma c'è questo grosso problema della Cincampanella e non dobbiamo dimenticare, e anche lì c'è un altro spettro che si aggira sul futuro del nostro territorio, della nostra idea di scambio delle cose, perché è venuto fuori che uno dei possibili esiti di quello spazio è l'ennesimo magazzino di logistica. Stiamo attenti veramente, perché questo tipo di commercio mangia il suolo, mangia le relazioni, mangia la delicatezza, ma anche la bellezza dello scambio delle cose, a tutto vantaggio di un profitto che, oltre a distruggere sempre di più il nostro paesaggio, è destinato veramente a condannare lavoratori a orari, turni e modalità di reclutamento e impiego veramente mortificanti. Quindi boicottate Amazon, boicottate tutto quello che ha a che fare con una filiera
che finisce per svuotare l'arte e la sfida della produttività a tutto favore invece di un consumo non solo di territorio ma anche soprattutto di cuore e di intelligenza che non ci possiamo permettere. Ma non era la cosa che nessuno mi ha applicato, vediamo se non è comprata questa teoria che posso, no, già non voglio fare il clero che interviene semplicemente perché è clero. Comunque grazie a te. Grazie a Paolo Bernardo.